per venire a portarci il suo saluto, sindaco di un paese che ci ha ospitato in questo weekend. Innanzitutto grazie, resta uno scenario davvero straordinario anche a detta di tutti coloro che arrivano dal nord Europa per fare motonautica. Buongiorno a tutti, spero che questa località vi sia piaciuta, è un lago bellissimo, pieno di gente, pieno di attività che riguardano anche non solo la nautica ma anche la canoa, la pesca, c'è un sito palafitticolo dell'UNESCO. Comunque, volevo ringraziare in primis Bocca, perché comunque è stato un po' il motorino di questa iniziativa, anche Caserio, che qui non lo vedo, comunque c'è dato da fare, e anche tutto il personale del comune che ha collaborato, dai vigili ai geometri, per fare in modo che questa manifestazione avesse successo. Spero di lasciarvi un buon ricordo di Viverone e quando vorrete, quando potrete, tornate qui, sarete sempre ben accolti. Grazie a tutti. Grazie sindaco, abbiamo un piccolo premio per la città di Viverone che le verrà consegnato da Fabrizio Bocca. For the people who speak English, I said is very proud to have all to have everybody here today, and he will work sure for improve the powerboat racing here in Viverone Lakes. Colgo l'occasione per ringraziare personalmente il signor sindaco Renzo Carisio, che ha lavorato in maniera molto tenace con me per la riuscita della manifestazione, che credetemi non è stata una cosa facile. Scusa, ma non ho detto una cosa. For the English speaking, he is the mayor of Viverone, so that, I'm sorry. E quindi la soddisfazione personale di essere riusciti a riportare un evento importante, un campionato mondiale a Viverone, è un personale goal mio e tutto il mio team, il mio staff, e quindi vorrei, diciamo, ho un piccolo pensiero per te Renzo, un po' per a testimonianza di tutto il lavoro fatto. Grazie. Prego. Grazie. È un ricordo molto significativo del nostro sport, direi. Grazie, grazie ancora. Grazie al sindaco di Viverone. Cominciamo con le premiazioni. Partiamo dalla Formula Junior con il quinto classificato che viene premiato da Mr. Pelle Larsson. Please, Mr. Larsson, come here. Il quinto classificato che è Oleg Bocca. Al centro, perfetto. La consegna, fate le due foto con la consegna. Please take a photo with Oleg. And that way, ok, perfect. Look in the camera. Grazie, Oleg, mettiti qua sul qui davanti, perfetto. Premia invece a premiare è Maurizio Darai, presidente della Commissione Circuito della Federazione della Federazione Italiana Motonautica, e premia il quarto Federico Oldanini. Bravo. 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 Foto di rito. E andiamo avanti, intanto richiamo sul palco il sindaco di Viverone, Renzo Carisio, che premierà il terzo classificato. Il sindaco è qua, il terzo classificato è Andrea Cavalloni. Eccolo.
Si prepara con il premio Fabrizio Bocca, che dovrà premiare il secondo classificato, che è Leonardo Pascali. In rappresentanza della federazione chiamo Nino Schiano, che premierà il primo classificato al quinto Gran Premio di Motonautica Lago di Viverone nel campionato italiano Formula Junior, che è Biagio Capuano. Un applauso per questi ragazzi, complimenti. Bravo Biagio! Grazie ragazzi, grazie mille, complimenti.